Mister Romondini, importante il risultato questa sera ovviamente dopo la prima giornata, ma ancora più importante migliorare nel gioco e nell'espressione di tutto quello che è il Monterosi. Condivide? Ma condivido migliorare il risultato, condivido che è una partita importante, migliorare la prestazione del gioco direi anche... Userei un termine diverso, direi continuare a fare quello che abbiamo fatto anche nell'ultima partita, perché al di là del risultato la prestazione c'è stata, i ragazzi hanno espresso un buon gioco, siamo stati sfortunati negli episodi, abbiamo peccato in qualche circostanza della partita, però alla fine la prestazione c'è stata, quindi continuare su quella scia, naturalmente cercando di migliorare gli errori, abbiamo analizzati questa settimana e insomma cercheremo di fare sempre meglio. Naturalmente il risultato è importante, però alla base ci deve essere sempre la consapevolezza di giocare da squadra, di giocare uniti e se si fa la prestazione raramente insomma gli episodi sono quelli che poi decidono e determinano il risultato. Che risposte ha avuto dalla squadra in questa settimana di lavoro? Ho avuto delle risposte molto positive, quelle che ho dal 15 luglio, da quando siamo partiti. Giorno dopo giorno i ragazzi si mettono sempre a disposizione, lavorano sodo, cercano di assimilare tutto quello che vi spiego e di conseguenza poi dopo aver analizzato una partita importante dove ci sono stati degli errori anche di valutazioni, abbiamo lavorato per eliminare tutte le cose tra virgolette sbagliate che ci sono state nella partita precedente. La preparazione di questa partita non è stata facile, anche perché si conosce poco dell'avversario, che non ha neanche giocato la prima partita, però da quello che ho percepito penso che l'obiettivo del Monterosi sia quello di concentrarsi sul proprio gioco. Sicuramente noi ci concentriamo sulle nostre certezze, sui nostri concetti che stiamo assimilando. Questo non significa che non pensiamo all'avversario, naturalmente, perché ogni settimana ci prepariamo in base all'avversario che andiamo ad incontrare. Naturalmente il Monopoli è una squadra che conosciamo non molto e sicuramente non abbiamo dei parametri esatti perché naturalmente non ha giocato la prima di campionato, quindi questo dovrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché naturalmente c'è da una parte c'è l'euforia di giocare la prima di campionato soprattutto in casa, dall'altra magari non hanno tutti i 90 minuti sulle gambe, magari si possono creare magari dei problemi a livello fisico, però insomma nonostante tutto abbiamo preparato questa partita come abbiamo preparato le altre in base all'avversario, ma soprattutto sulle nostre certezze e sui nostri concetti di gioco. Grazie mister, ci vediamo alla fine della partita. Grazie.